Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video CTS, sempre il MAN TGX. Abbiamo 228 km da percorrere, la consegna del video di ieri era, che abbiamo agganciato già il semirimorchio. E niente. Non è il tipico orario della giornata, del video della giornata del camionista, perché anche oggi è uscito tardi, uscirà tardi il video, è uscito tardi questo video, sta uscendo e perché sono andato, è arrivato un po' lungo nel registrare, quindi registro appena finito di registrare. Vabbè, comunque. Sempre l'incrocio qua, ormai avete capito, lo sapete anche meglio di me. Però era per verificare se si poteva evitare di tagliare oppure no. Dobbiamo girare di qua, quindi bene. Non c'è nessun problema. Vi dico già che domani il video per questa settimana, 3 video non usciranno alle 3. Oggi, ieri, oggi, lunedì e domani. Quello di lunedì per la carriera, perché appunto c'era quella il weekend intero. Quindi ve lo dico già, alle 18 domani c'è CTS ancora. Però forse devo valutare se far uscire un video domani o se la nostra giornata finisce, settimana finisce oggi. Quindi dai, sì, in un mese un giorno libero ce lo possiamo anche permettere, no? Comunque non siamo noi che lavoriamo e basta, facciamo consegne e ritiri. Ci sono anche i nostri colleghi, quindi va bene così. Stiamo salendo su a fatica perché c'erano queste macchine davanti, proprio in mezzo nella U che fa questo passo, quindi andiamo pianissimo perché il rimorchio è lungo, è quello lungo ed è anche peso perché c'è molta roba da caricare e scaricare. Avevamo quindi a fatica, piano piano, a 9 km 10 arriviamo in cima. Non potevo mica centrare quelle macchine che c'erano davanti, no? Mi sembra ovvio. Che poi siamo noi che dobbiamo pagare dopo i danni. Noi come azienda. Perché noi siamo imprenditori, proprietari dell'azienda. Perché l'azienda è nostra. Ma queste sono cose che ormai già sapete da molto tempo. Comunque vi ricordo
settimana prossima inizia il 21. Poi c'è anche una metà settimana del 28 e poi in quella metà settimana lì del 28 finisce il mese. Quindi sapete cosa dovete fare. E sto andando avanti a dirlo ogni giorno dal primo di marzo che l'obiettivo di questo mese è di raggiungere i 60 iscritti. Quindi, qualora voi non foste ancora iscritti al canale e guardate i miei video e se vi piacciono, potete farmi un regalino, un'iscrizione, come segno di riconoscimento. Detto questo, ormai siamo vicini alla zona. 66-60 km. Va bene così, e la nostra giornata, forse anche settimana, termina dopo questi 42 km mancanti. Poi un'altra cosa che non capisco è perché quando stanno facendo i 60 all'ora e arriva il cartello di 50, loro a metà curva, se c'è, tipo in questo caso, si piantano. Non l'ho ancora capito. E meno male che ho avuto i riflessi giusti. Ho avuto un buon riflesso a fermarmi in tempo, a inchiodarmi in tempo, perché se no, come detto prima, chi pagava? Noi, appunto. Piccolo problema di connessione. Connessione dell'internet di casa. Non qualche altro problema tecnico. Poi non capisco anche la gente che ha fretta di dover girare mentre sta arrivando un altro. Questa non la capisco. Ecco un altro. E poi non mettono neanche le frecce. Noi le mettiamo sempre. Anche molto in anticipo le mettiamo. Perché quando intravedo le bande gialle qua, che dicono di girare a destra o a sinistra, io la freccia la metto già in tempo, anche quando abbiamo una rotonda, un'altra, un altro incrocio da percorrere prima di arrivare al secondo, alla seconda parte, cioè quella dove o per arrivare in azienda a scaricare oppure per un'altra direzione per arrivare all'azienda, appunto. Quindi io proprio quelli non li capisco. Va bene, la nostra giornata finisce qui. Vediamo se ci possiamo prendere un giorno di pausa, cioè domani, oppure se saremo ancora qui a guidare un camion domani. Niente, come vi ho detto durante il video, raggiungiamo questi 60 iscritti entro la fine. Like, commento, condivisione e iscrivetevi e attivate la campanellina.
Ciao.